Siamo al Teatro delle Muse di Ancona per realizzare la sostenibilità. Le nostre imprese si raccontano, questo è il titolo del progetto che oggi vede il secondo dei quattro appuntamenti organizzati da Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino, organizzato il secondo appuntamento nella giornata di San Giuseppe Artigiano, un'occasione per non soltanto dibattere e discutere sul tema della sostenibilità e dell'importanza che giocano in questo campo le imprese, gli imprenditori, l'amministrazione e le istituzioni, ma anche per dei riconoscimenti alle aziende più meritevoli che hanno seguito questa via. Partiamo da proprio il principio, perché la scelta di questo focus sulla sostenibilità? Ma intanto un omaggio alla città di Ancona come capoluogo di regione, alle nostre province, alla nostra regione, ma soprattutto alle nostre imprese. Serviva un momento per ritrovarsi parlando di temi concreti, la sostenibilità, a volte utilizzata più come slogan che come azioni concrete, invece questa è un'occasione oggi nella festa di San Giuseppe Artigiano per parlare di best practice, di micro e piccole imprese che hanno già avviato dei progetti di sostenibilità nelle varie accezioni, ambientale, ecologica, energetica, culturale, sociale, finanziaria, per far sì che anche altri imprenditori, prendendo esempio da chi già ha avviato questi progetti, possa far crescere all'interno della propria attività e della propria azienda questa sensibilità. Ripeto, non come slogan, ma come un miglioramento del nostro patrimonio economico della nostra regione. Che ruolo ha Confartigianato? Noi rappresentiamo 10.000 imprese, 14.000 pensionati, quindi il nostro obiettivo è quello di tenere unita la comunità. Lo abbiamo cercato di fare nel nostro meglio in tanti eventi complessi che abbiamo vissuto in questi anni, e questa di oggi è una delle tante tappe. È oggi importante perché in un luogo simbolico, quello del Teatro delle Muse, quello di mettere a contatto i nostri imprenditori. Il nostro obiettivo è quello di facilitare la conoscenza, di utilizzare le best practice affinché si crei un effetto domino, una contaminazione finalmente positiva tra le imprese per far crescere il nostro tessuto economico. Sì, la sostenibilità appunto è il tema del momento. Noi vogliamo far sì che quello che stanno facendo le piccole imprese siano proprio loro stessi a raccontarlo. Lo scopo di questa giornata è proprio questo, dar voce a chi sta già attuando percorsi di sostenibilità, per raccontare le loro difficoltà, per raccontare le opportunità che sono venute fuori e per far capire agli altri appunto che è un percorso possibile. Ovviamente il governo, lo Stato, il Paese deve fare la sua parte. Per quanto riguarda tutto il tema dell'edilizia, noi stiamo dicendo che è impossibile proseguire la strada del 110%, siamo tutti d'accordo, ma comunque occorre mantenere alta l'attenzione su tutto quello che sarà l'efficientamento degli edifici, sia industriali che residenziali e abitativi, con dei programmi di sovvenzioni che possano, anche con delle aliquote più basse, ma che possono comunque durare per vari anni, in maniera che i lavori si possano programmare. C'è molta attenzione su questo tema da parte di tutti, sia dei privati cittadini che delle imprese, e soprattutto diciamo le piccole imprese devono cominciare a dire quello che realmente stanno facendo, perché sono tutte molto impegnate su questo tema. Vista la volontà di questi appuntamenti di far conoscere appunto il tema e di diffondere quelli che dovrebbero essere gli obiettivi del governo, c'è anche la volontà di portare questo format ad essere replicato anche dalle altre regioni, di essere un po' da esempio trainante da parte delle Marche? Allora, noi abbiamo oggi un collegamento anche con il nazionale, con cui stiamo raccontando quello che stiamo facendo. Questi erano due mesi che noi li abbiamo destinati proprio alla sostenibilità, con quattro appuntamenti dove abbiamo detto però il percorso deve essere quello di far parlare gli attori veri di questo tema. Crediamo che sia la formula giusta, e soprattutto il messaggio che vorremmo far passare alla fine è quello che ognuno di noi deve poter dire: questo allora lo posso fare anch'io. Perché noi mettiamo la persona al centro veramente della nostra azione. Il welfare come opportunità delle imprese. Qualunque cosa si fa oggi è un costo, ma le imprese, e ci sono state delle testimonianze proprio in questo riguardo, hanno detto appunto che è diventata anche un'opportunità, sia per fidelizzare i propri dipendenti, ma anche per aiutarli su quelli che sono veramente i problemi di tutti i giorni. E come dico ormai in ogni occasione, le piccole imprese sono in prima linea su questo. È solo ora che cominciamo a raccontarlo e a dirlo.
Ancona oggi ospita il secondo di una serie di appuntamenti da parte di Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino. Come giudica la scelta di questo focus e quanto l'amministrazione lavora sull'obiettivo della sostenibilità? Valuto questo focus importantissimo, perché è evidente, credo ormai a tutti, che la transizione della sostenibilità ambientale è la sfida vera dei prossimi anni. Arriviamo tutti un po' tardi su questo fronte e quindi dovremmo fare le cose in un tempo ancora più rapido. Quindi avere consapevolezza che questa è la trincea sulla quale si gioca davvero il nostro futuro, anche immediato, credo che sia un fatto importante. Che questa consapevolezza venga così vissuta e manifestata dal tessuto produttivo fondamentale del nostro paese e della nostra regione, quale è quello della piccola impresa, credo che sia un segnale positivo e di fiducia per tutti noi. L'amministrazione comunale è molto impegnata su questo terreno, ovviamente è impegnata nel farle le cose, e farle è sempre più complicato che dirle. Ma faccio soltanto un esempio sul piano del trasporto pubblico. Noi abbiamo messo in campo un progetto che è stato finanziato da oltre 25 milioni di euro da parte del Ministero delle Infrastrutture per trasformare gran parte dei mezzi che circoleranno in Ancona in mezzi elettrici. Saranno circa 50 nuovi autobus, tutti elettrici. Ho fatto solo questo esempio per dire una delle azioni che più concretamente sul piano delle politiche urbane possono essere fatte. Ma decisivo è il fronte delle imprese, su questo non c'è dubbio, dell'apparato produttivo. Quindi benissimo la giornata di oggi. Quanto è decisivo invece il PNRR? PNRR è molto decisivo, non è tutto, ma è un pezzo importante del futuro del nostro paese e di questa possibilità. Faccio per esempio l'esempio concreto nella nostra città. Partecipando ai bandi PNRR abbiamo ottenuto 58 milioni di euro di investimenti, sono tutti in corso, gare fatte. Molti di questi riguardano la cosiddetta transizione ambientale, ne cito solo due. L'efficientamento energetico degli edifici pubblici, questo teatro delle Muse e il teatro sperimentale. Qui ci sono lavori in corso finanziati dal PNRR appunto per l'efficientamento energetico. Saranno abbattuti della metà i consumi energetici e questo sarà un gran bene per l'ambiente e anche dal punto di vista economico. Quali sono le sfide del futuro? Le sfide sono queste: la trasformazione dei grandi servizi urbani, per esempio la trasformazione di tutti gli edifici pubblici perché consumino meno energia, la produzione di energia rinnovabile. Abbiamo annunciato poche settimane fa la partenza della prima comunità energetica locale con epicentro nel parcheggio degli Archi. Abbiamo già diversi edifici comunali di proprietà comunale dotati di pannelli fotovoltaici. L'obiettivo nei prossimi anni è avere produzione di energia rinnovabile su tutti gli edifici comunali. Uno. Due, il sistema del trasporto, altra questione strutturale di cui dicevo prima. Tre, il sistema produttivo principale che c'è nella città di Ancona, il porto. Il porto ci ha finanziato, lì è più l'autorità portuale, il soggetto diciamo che opera concretamente, ci ha finanziato l'elettrificazione delle banchine, tutte, è bene che vada avanti e vada avanti rapidamente, e così altri interventi di questo tipo. Presidente, sostenibilità, supporto alle imprese marchigiane, in particolare sull'artigianato, che lei ha detto il settore trainante della nostra regione. Beh, gli artigiani sia per numero che per qualità sono il cuore pulsante della nostra economia, dell'occupazione, e poi quanti artigiani sono trasformati in industrie e oggi hanno scoperto e scoprono mercati internazionali portando le marche in tutto il mondo. Quindi sicuramente sotto questo punto di vista l'artigianato è il cuore pulsante della nostra regione. Voglio aggiungere che la sostenibilità deve essere un obiettivo da parte di tutti noi, perché ormai, come abbiamo anticipato in platea, in sala, oggettivamente l'ambiente rappresenta un obiettivo da tutelare e da sempre di più custodire. La competitività non può essere sacrificata e lasciata sulle spalle degli artigiani, dei piccoli e medi imprenditori che da soli non hanno le forze a volte per raggiungere la sostenibilità che oggi noi chiediamo. Quindi le istituzioni devono saper accompagnare questa fase di cambiamento e devono raggiungere l'obiettivo
per il tramite appunto di quelli che possono essere i finanziamenti, ma anche e soprattutto di una progettualità che possa dare spazio alle innovazioni per sostenere le piccole e medie imprese che fanno parte a pieno titolo del nostro sistema economico e ne rappresentano quantitativamente e qualitativamente la struttura pulsante. Sì, nei prossimi anni sicuramente siamo in una fase di forte e profonda trasformazione. Il mio auspicio però è che con queste risorse dobbiamo guardare le tecnologie che abbiamo acquisito, penso al digitale, penso alla sostenibilità, ma anche investire sulla nuova innovazione, sugli studi e sulle ricerche che devono fornire quelle tecnologie che nel prossimo futuro saranno centrali. Le Marche e l'Italia rappresentano sotto questo punto di vista delle eccellenze, perché dalle Marche dall'Italia sono partite tante innovazioni e credo che sugli investimenti dobbiamo dare una grande risalto, una grande opportunità anche alla ricerca e alla formazione. Obiettivo sostenibilità, quanto è importante il ruolo delle istituzioni in questo campo e come appunto si può procedere per questo obiettivo? È un tema estremamente importante, proprio la modifica della Costituzione attuata con la legge numero 1 del 2022 ci chiama tutti a raccolta intorno ai temi della sostenibilità ambientale e nel contesto europeo, considerando quelle che sono veramente le emergenze del nostro pianeta. Quindi io credo che oggi come oggi, quale terreno migliore che quello degli artigiani per affrontare questo tipo di problematica, proprio perché loro sono la dimostrazione della migliore capacità di adeguarsi flessibilmente, velocemente a tutti quelli che sono i temi che la nostra società costantemente ci lancia e ci sfida. Cooperazione e sinergia innanzitutto tra le aziende del territorio ma anche tra le istituzioni fondamentali in questo processo. Guardi, il mio pensiero è che davvero la collaborazione fra le istituzioni sia il tema fondamentale in una nazione come la nostra. E devo dire la verità, è una nazione che riesce tante volte a darci delle grandi sorprese, no? Quando gli analisti anche a livello internazionale dicono, fanno previsioni nei confronti dell'Italia e più delle volte non riescono a capirci. Ma perché non riescono a capire quello che è il carattere degli italiani, che è un carattere flessibile, capace, competente e che proprio nell'artigianato, se passiamo fin dal Rinascimento, è proprio l'espressione più alta del genio italiano. Quindi io sono davvero convinto che fra le istituzioni ci debba essere collaborazione, fra il mondo del lavoro, il mondo della politica, delle istituzioni, ci debba essere un dialogo fitto, intenso e proficuo. La cerimonia di oggi si chiude con la premiazione degli imprenditori tra i più longevi a coloro che hanno maggiormente abbracciato il tema della sostenibilità. Facciamo edifici in legno, siamo una tra le aziende più importanti del centro Italia e facciamo sia abitazioni private che abitazioni, che scuole, edifici. Annoveriamo tra i nostri prodotti e i nostri clienti i maggiori interlocutori della zona. Si parla oggi di sostenibilità, quanto è importante per l'azienda del territorio oggi? Noi siamo un'azienda di riferimento della sostenibilità perché da oltre 20 anni costruiamo edifici ecosostenibili e è quello che l'Europa sta cercando di proiettare nei prossimi 15 anni, l'Italia, e già noi siamo precursori di questi edifici e quindi è un fiore all'occhiello per tutta la regione. Qual è il futuro della sostenibilità oggi? Il futuro è importantissimo perché poi dobbiamo confrontarci quotidianamente con delle criticità che devono essere puntualmente risolte e edifici ecosostenibili è ovviamente quello che sarà il futuro dell'Italia e non solo dell'Italia, di tutta l'Europa. Quali sono effettivamente gli aiuti di cui potete usufruire in questo periodo storico? Allora, diciamo che in questo periodo un po' particolare in cui le aziende hanno lottato molto con diverse situazioni che non sono state molto favorevoli ad artigiani e ad aziende. Posso fare degli esempi come la pandemia, come l'aumento dei costi energetici. Noi ci occupiamo, siamo una ditta che si occupa di software, quindi quello che noi facciamo per esempio è formare i ragazzi affinché appunto accrescano le loro competenze. Cerchiamo di trovare le giovani menti anche provenienti da istituti tecnici, da università, per formarli e per farli entrare sul mondo del lavoro.
Quindi è importante, ecco, che le imprese appunto contribuiscano a far crescere il territorio, far crescere appunto la sostenibilità del territorio stesso. In questo caso i fondi del PNRR possono dare una mano importante nello sviluppo della sostenibilità nella nostra regione? Assolutamente sì, noi siamo, per esempio, lavoriamo molto con l'industria 4.0. Adesso ancora c'è un'incertezza su questo diciamo, ambito, speriamo, ecco, che arrivano gli incentivi giusti per far crescere le aziende sempre di più. Quanto è importante testimoniare il vostro percorso alle imprese del territorio? Ma è importantissimo, perché per noi è un orgoglio, come dicevo prima, essere su questo settore e essere premiati e dare un importante contributo a questo mondo di ecosostenibilità per noi è importantissimo, quindi speriamo, in poche parole, che come noi lo facciano tanti altri, quindi questo mondo si rende un po' più bello e ecosostenibile, diciamo. La domanda è lecita: come si concilia la plastica con la sostenibilità? Ma facendo è una cosa importante, perché basterebbe riciclarla e dargli una nuova vita, perché eliminare la plastica al 100% è impossibile. Dargli una nuova vita sì, e noi fortunatamente abbiamo degli impianti dove ricicla la plastica e facciamo coabriabiti al 100% riciclati, e quindi penso che sia una bella cosa se tutti quanti facessero un po' di quello che in poche parole si può fare. Penso che, come dicevo prima, facciamo tutti del bene a questo paese, a questo pianeta più che altro. Quali prospettive vede per la nostra regione in termini di sostenibilità? Ma io penso prospettive grandissime, perché le Marche hanno una grande possibilità di sviluppo importante. La tecnologia ci aiuta, l'importante è che tutti quanti facciano un pochino del loro, investendo, perché in risorse sia umane che la tecnologia ci aiuta proprio per arrivare a livelli molto molto importanti sulla sostenibilità, quindi ci auguriamo questo. Sì, allora noi siamo chiaramente, oltre a essere la birra artigianale italiana più premiata al mondo, siamo stati anche la prima azienda del comune di Appecchia a montare il primo fotovoltaico. Da un punto di vista, quindi, le imprese si può andare avanti attraverso l'energia alternativa, sono affidabili, ecco. Beh, sicuramente noi abbiamo trovato vantaggio sicuramente nelle energie alternative, e questo è stato un punto di forza anche nel prodotto finale, perché chiaramente siamo riusciti a risparmiare tanti soldi. Essere qui è una prova, una conferma del buon lavoro che avete fatto da quel punto di vista? Beh, sicuramente questo qua è una dimostrazione di quello che abbiamo fatto nel passato e faremo anche nel futuro, sempre sul discorso della sostenibilità. È definito come l'ultimo di questa generazione, perché ha scelto di proseguire, quindi? Abbiamo scelto di proseguire questa realtà quando i miei predecessori, in fase di pensionamento, stavano valutando se cedere o chiudere questa attività. E con molti timori iniziali, ma con l'aiuto di tutta la mia famiglia, sono riuscito a prenderne le redini, portando avanti le loro tradizioni e i loro insegnamenti che ci hanno sempre contraddistinto nel tempo. Oltre ai dibattiti, alle discussioni, alle premiazioni di oggi, ospite sul palco del Teatro delle Muse il comico e attore Neri Marco Re con Risorgi Marche. Beh, sono stato chiamato per parlare di Risorgi Marche, che è un festival sostenibile che nasce proprio con l'intento di essere vicini alle comunità colpite dal terremoto
però facendolo attraverso dei criteri che non passassero sopra altri principi, che sono quelli appunto del rispetto verso l'ambiente e la natura, che appunto che poco prima aveva colpito in maniera così dura, ma con la quale insomma bisogna fare i conti, perché lei prescinde da noi, insomma, e quindi era un modo anche per riconciliarci, no? con la natura stessa, questo festival che è giunto alla sesta edizione, che anche se adesso ci stiamo allontanando dagli anni, dal 2016, appunto dell'anno del terremoto, spero che possa continuare a portare comunque attenzione alle parti interne della nostra regione, ai paesi del cratere sismico, e in generale anche portare turisti in questa regione, che chiunque, molto spesso quando sto fuori, le Marche, dico che bella, ma io non la conosco, insomma una regione che rispetto ad altre è meno conosciuta e meno frequentata, che forse è anche uno dei vantaggi che l'hanno preservata così bella, però insomma farla conoscere è anche motivo di orgoglio per noi, no? Un festival che eccelle in sostenibilità, nato quasi da una richiesta di aiuto, di non essere dimenticati, adesso probabilmente si sposterà anche nelle zone alluvionate. Beh, diciamo che può avere tante sfaccettature e sviluppi, può essere anche una piattaforma sulla quale innestare anche discussioni, no? Dibattiti, riflessioni sul territorio, su come gestire anche la ricostruzione stessa, insomma, però poi può ovviamente essere vicina anche, a chi non è stato colpito dal terremoto, ma da altre calamità, in parte naturali, in parte causate purtroppo dall'uomo, come sappiamo, e quindi insomma le alluvioni che hanno colpito l'Anconetà nel Pesarese, insomma da Senigallia a tanti paesi all'interno, Barbara e tanti altri ovviamente, e sì, può essere anche questo, insomma, ovviamente una dei possibili sviluppi di questo festival, e quindi magari spostarci dalle montagne, dalle nostre bellissime colline e montagne, anche a paesi che sono più vicini al mare, che sono normalmente più frequentati, ovviamente più naturalmente frequentati dal turismo, ma qua ci sarebbe una connotazione in più. Sì, mio babbo era falegname, anche mio nonno, e quindi insomma gli artigiani sono in casa, anche mia mamma lavorava in casa e adesso è in pensione, ma insomma ha fatto moltissime tomaglie per la fabbrica, appunto, che col datore che veniva a portare le scarpe a riprenderle. Mi ricordo che anch'io davo una mano, che mia mamma poi ha insegnato a tantissime ragazze, anche noi, questo discorso dell'insegnare i mestieri che un po' si perde, forse insomma c'è un po' anche tanta burocrazia. Io stesso, quando d'estate, tra un anno e l'altro scolastico, andavo a fare, per guadagnarmi qualche soldo, fare il tagliatore o il calzolaio o il barista, insomma ho fatto un po' di cose, per cui e lo facevo semplicemente chiedendo, dico, ma mi prendi un mesetto, due, così, e questi ovviamente erano anche amici di famiglia e ti prendevano. Adesso penso sia impossibile fare una cosa del genere, perché magari vai e finisci in galera, insomma, tutti, da chi ti ospita a te che magari vai in carcere minorile, ai genitori che ti hanno andato. Per cui, vabbè, sicuramente le regole ci vogliono, però forse è diventato, insomma, io mi ritengo fortunato di essere nato negli anni 60, perché c'erano cose che si facevano, insomma, più spontaneamente, forse si rischiava anche di più, però quando fatte, insomma, in buona fede e con onestà, insomma, non facevano danno a nessuno, no? No, però insomma poi ci sono quelle attività cosiddette win-win, insomma, comunque l'investimento che poi ritorna in termini proprio di vantaggi a largo raggio enormi, quindi insomma è giusto mettere benzina nella macchina, ma poi insomma la macchina può andare molto lontano.